Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi con la Count Rinnegan. È vero, perché tu vuoi vincere mai i pipistrelli? No, non li vinci, puoi solo provare i pipistrelli. Che stronzata? Vabbè, scusa, proviamo i pipistrelli. Vedi, ti danno i pipistrelli, ma con 12 cazzo di vittorie. Cioè, è impossibile, però. Aiuto. Ma scusa, quattro iscrizioni. Inizia tra 22 ore, non possiamo farla, Rinnegan. Ciao a tutti ragazzi, TFG, questa è un'altra cosa per la serie del noleggio un cazzo. Ho sbagliato. Vabbè, allora cosa facciamo? Voglio provare di nuovo la stacca notturna a questo punto. C'è cioè, i pipistrelli, proviamo bene. Aspetta che io ragazzi... Guarda che veramente hai un modo, cioè, boh, lasciamo stare. Ma no, pensavo che ci fosse. Ma io non stavo giocando. Infatti ho detto, perché non c'è inizio? Io non sto giocando perché non ho tempo e... Quindi sei tu che segui queste cose, quindi sei tu che dovresti sapere queste robe. Vabbè, scusa, perché non è ancora il gigante livello 9? Tu perché non mi doni il gigante quando li chiedo? Adesso cosa faccio? Uso il pecca. Non cambiarmi quella roba lì, cambia un altro. No, voglio provare. Hai 5 foto di deck, cambiano un altro. Voglio cambiare il 3, voglio proprio romperti i coglioni. Sponte il cinghiale. Adesso tu sai usare la strega notturna? No. Ti insegno a usarla. Io non so usarla. Tu metti il pecca qua lontano, no? Così. Mm. Con gran calma, per una carica. Ecco, fatto. Ecco, e poi? E poi metti tutta la strega notturna e vinci la partita. No, non sei convinto, vero? No. Non hai fiducia in me? No. Sbagliato, dovresti averne. Aia. Ok, perfetto. Guarda il pack che è cattivissimo. No. No, la mia strega. Che stronza. Però ci sono i tre. Ma quelli li muoiono adesso. Che faccia di culo? Non è una persona amorevole. Non è una persona onesta, secondo me. E... Zappata! Perfetto, adesso sbamba giù. Perfetto. Guarda il pack adesso, Dio mio. Prenditi sta palla di fuoco potentissima sulla torre. Ti ho detto che vinci la partita, cioè. Va bene. La strega notturna è troppo forte, per quello. La strega notturna è morta. Sì, ho capito. Non ha fatto niente la strega notturna. Lo so, ma è stata utile nella sua utilità. Nella sua inutilità. Ma far cosa? Fargli spaccare un missile? Esatto. Lasci che muoiono, dai. Mi fanno male la torre, però. Oh, bastasi. Adesso metto questo. Ridi. Vedi ben che ti arriva il pack adesso con la strega notturna e la strega normale. Anzi. Gliela facciamo sprecare con questa. Aspetta il missile. Gliela faccio sprecare con questa il missile. Aspetta, se lui arriva col missile. Se ci arriva il missile, no. Diciamo che di. No, non prendo ancora. Ok. Zappate. Zap! Perfetto. Aia. Dai, pecca. Spam! Perfetto. Però adesso lì la strega. La pecca. Non ci arriva il pecca. No, non ci arriva. Non importa. Adesso mettiamo. Lui adesso al barile, giusto? Mm-hmm. Alba. Che c'è? Perché? No, lascia. Mi infastidisce. Lascia che parli. Lascialo parlare. Dopo gli faccio vedere io che deve parlare poco e agire di più. Se perdi, guarda, rido. Allora mettiamo questo. Rido tantissimo se perdi, sappi. Ma io non perdo. Adesso mettiamo questa. Mm? Se lui tira il missile, comunque il pack, la strega mi genera i scheletrini là, giusto? Come cazzo si chiamano? I pipistrelli. Tira una bomba lì, cazzo. Ok, adesso esplodono. E per questa non ci arrivano, perfetto. E qua attenzione che mi arrivano i cosetti. Perfetto, morti. E adesso di nuovo così. E strega notturna. Sempre la stessa cosa, mi tratto l'inferno, mette la Valchiria. Guarda, Adesso mette il. La Valchiria. Oh, sì. Adesso il pro. Mago elettrico. Oh, uccidi quella stronza lì. Non potete per l'altra parte. Adesso mettiamo qua di nuovo. Che palle però del suo. Ucciditi. Perfetto, ti ho detto, ho vinto. Faceva sempre la stessa cosa, non poteva attaccare, ma allo stesso modo lui. A parte che la torre gliel'ho fatta colpire una volta gratuitamente. Guarda adesso ti faccio vedere, poi vinco un'altra partita. Vinci un'altra partita. Cioè, abbiamo il giapponese. Ma sono giapponese. Cosa ne pensi tu di San Gennaro, Rinnegan? Non smettila, ti prego. Dimmi cosa ne pensi di San Basta. Gennaro? Basta! Adesso vediamo cosa chiede San Gennaro. Cosa chiede a San Gennaro? Ti vedi un cervello? Addio. Sì, buon palla di fuoco, via. Perfetto, e muori. Zitto e muori. Zitto muori, e muori. Muori zitto dimmi che. No, sai cosa mi dà fastidio? Di nuovo. E poi che si fa? Che palla, moriamo. Ha rotto i coglioni la gente qua all'inferno,
Ah, adesso male, malissimo. Malissimo, perché non malissimo, è malissimo. Perché è stata una zona. Esatto, è buono, d'altra parte. Ahia. Già. Furia sulla torre e via, giù la torre. No, non ha la furia, però mi fa tanto male. Tantissimo, mi fa malissimo. Guarda, guarda. Vediamo se fa giù. No, non va giù, non va che giù. Botta di culo. Cazzo. Oh, ma. Scusa un attimo. Ti sembra strano che adesso hanno tutti la torre inferno? Boh, ma molti usano tutto il tank molto grosso adesso. Ti ho chiesto se hanno la torre inferno. Perché hanno tutti la torre inferno? Perché? Perché usano tutti i tank molto grossi. Ma non è vero. Sì che è vero, usano tutti quanti. Dov'è il suo tank? Eccolo. Dov'è il suo tank? Eccolo. Cioè, non ci sono problemi. E lui intanto sta caricando le zir, adesso lui mette i... Ah, sgarri piccoli, sgarri grandi e minatore. Sgarri piccoli, sgarri grandi. Anche gli sgarri piccoli. Ma non stai mica il pack va fino là in fondo adesso. No, ma si fa colpire come un totano. Vabbè, ma io gli zappo la torre e un colpo glielo do, dai, un colpo solo, vaffanculo. Quello... Che shit cazzo che sei, pecca. Ok, così e muori male, bene. E lui ha quel cazzo di mastino, la torre inferno, rompe il cazzo tantissimo. Comunque ha fatto bene a mettere la torre inferno lì, Perché non viene colpita dal pack? Soprattutto, esatto. Questo è vero, però... In teoria è fatto in modo, cioè in teoria credo che lui volesse distrarmi il pecca. Io adesso metto questo con questo, questa dietro, e adesso una bella palla di fuoco si dovrebbe andare sugli sgherri. Dai, veloce, spam! Non morire, stai ok, non è, non è morta, è morta. Sì. Però adesso guarda, un bel colpetto. Ah, ma era la strega che stava colpendo la torre, non la. Che? Che palle, zappa tutto! Sì. Bene. Vabbè, ci riesco a mettere il pack? No, non ci riesco. Dai. No. Niente. Vabbè, pack, infetto l'inferno, i arcieri. Non ho la palla di fuoco, benissimo. Benissimo. Niente, strega allora. Hai 101 di vita? Sì, ho perso. Adesso arriva quello, colpisce la torre. Ah, due. Frecce, madonna, ho perso. Ma che coglione, però. Aveva la specchio. Interessante. Cioè, che... No. Che bella specchio. Dove aveva la specchio? Come fa a mettere 2000 torri altrimenti? Aveva la specchio? Magari ha 2000 torri nel deck. Proviamo l'ultima partita. Dai, quanto è quotata la torre inferno in difesa? Quanto è quotata? Abbiamo un 70, un 85%. Pack in difesa. Ok, zappa tutto. Ok, perfetto. Il pack può essere usato per difendere. Il pack no. Cioè dipende, sì. Dipende che carte contro, però. Se tipo ti arriva il golem, il pack è perfetto. Ti butta giù il golem in pochi colpi. È difficile da buttare giù perché insomma ha tanta vita. Mettiamo la sfera infuocata lì così prendiamo anche la torre. Ok, perfetto. Ti aspetto. E adesso mettiamo dietro la strega notturna. D'accordo. Eccola, il mago che rompe i coglioni. Uccidete quel coso lì. Ehi, allora, non si fa. Morta la strega. A me sembra il modo. Ti sembra il modo? Con la gelo. Vergogni. Con la gelo. Ma dove cazzo va? Con la gelo. Barbari. Ma non è malvagia come idea. Vaffanculo, anche la gelo adesso deve arrivare. Adesso muoiono subito, però gli ho fatto dare un colpo in più alla torre. Lui dà un colpo in meno alla torre. Però spiegato te degli zir. Che cazzo, è veramente difficile, Come posso difendermi dal mago? Perché c'è la gelo e mi gela tutto e niente, dovrei tenere la palla di fuoco per il mago. Esatto. Palla però di... non lo uccidi lo stesso per il mago, sai? No, non lo uccido ma lo riduco malissimo. Che cazzo? Ok, perfetto, andiamo così, dai. Oh, livello 9, il domatore livello 9 è una roba insulsa, è potentissimo. Quanto cacchio costa livello 9? Non so, penso 8.000, 10.000, non so che cazzo ne so, so solo che è potentissimo, cioè è veramente una cosa schifosa. Guarda che adesso metti i barbari intorno al pecca. Io gli ho sentito un po' di fuoco quello là, aspetta, palla di fuoco, veloce, palla di fuoco, adesso anche la zap ha in supporto. No, mi stai con la zap! Merda, ma che cazzo! Oh, che sto palla! Sto punto se la butto sul mago. Cosa cambia? Morivano tutti lo stesso perché morivano, non morivano. I goblin sono potentissimi. Adesso muoio, cosa ho fatto? Ho sbagliato. Ma sì, ma porca puttana, mi dà un fastidio, mi dà sta cosa. Cosa? Cosa che stai perdendo male? Il fatto che hanno. Non so, hanno proprio le carte giuste per difendersi. Ma almeno non ha l'altro inferno. No, non ha l'altro inferno, ma che coglioni, guarda.
Cos'è? Oh, basta, è tutto, tutto programmato. Cos'è? Basta, avete rotto i coglioni. Zap sul mago. E basta, la gelo, basta. Guarda. Tutto perfetto. Tutto calcolato, cazzo. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Tutto calcolato. Provi a mettere il golem. Eric, col golem vinto. Col golem vinto di brutto. Perché no, il golem non si ferma. Dimostramelo. Poi ha molta più vita, esplode. Dimostramelo. Mostrami cosa sai fare. Palla di fuoco. Niente, morti tutti. Zap, adesso muore. Dovrei avere la palla di fuoco più alta. Niente ragazzi, guarda che sono gelato, guarda che ho nervoso. Dammi il golem, porca puttana. Adesso dammi il golem che la faccio finita. Cioè nel senso la... Nel senso che non la faccio finita. Nel senso che prendo stai il golem andando. Il golem non è leggendario. È qua, il golem è qua. Perfetto, se io li metto per costo di lisir, tu sbagli a metterle per rarità. Smettila. Allora, mettiamo così. Adesso guarda come si vince. Tu metti il golem. Spero che rimanga affascinato dalla tua tecnica di combattimento. Guarda che questo deck è potentissimo. Tu metti il golem così, no? Sì, se lo metti però. E con gli arcieri qua a difendere, con c'è la stronza lì. Quella è la Madonna. Tre leggendari in campo, bello. Non vale. Va benissimo questa cosa. Tre leggendari in campo, bellissimo, no? Bellissimo sta roba. Ok, morti tutti. Boh, ma si muore anche quello. E mettiamo la strega notturna dietro qua. Perfetto. Aspetto con gli sgherri, ottimo. Sgherri, strega notturna, golem, perfetto. Guarda, non riesce. Guarda, si rifiuta anche di difendere. Cioè, non so perché se. Perché lo sta giocando? Ma perché? Come fa a difendere? Dimmi. Non riesce a difendere con questo deck. Sì, che ce la fai? Guarda, adesso buttare anche la strega normale. Adesso muore anche quello. Adesso muore anche il mago di ghiaccio. Di ghiaccio muore. Mago comune, è morto il mago di ghiaccio, mago comune, adesso Gary, il pipistrelli, cioè, capisci che questo deck che ho creato è potentissimo. Fanno un altro? Va bene, ma dopo se vinco non mi devi rompere le palle. Ma io non ti rompo le palle, fanno un'altra. Ah, faccio un'altra? Sì. Ma faccio un'altra, qual è il tuo problema? Qual è il tuo mio problema? Adesso mettiamo così, mettiamo, guarda, inizi visto che non c'è il golem. Metti questa, giusto per rompere le palle, così qualsiasi cosa mette va lì. Sì. Benissimo. E una volta spiegato questo a Rinnegan, cosa fai? Metto, direi, lui attacca di qua o di là adesso? Ok, di qua, per mettere gli arcieri allora. Metto gli arcieri con una bella palla di fuoco su quegli stronzi lì, via. Ok, palla di fuoco lì, perfetto. Il boia è veramente forte, soprattutto anche a livello 6 ce l'ha. È forte. Non riesce col... Dai, tira una freccia. Guarda che imbecille. Ok, adesso che posso attaccare col golem. Metto il golem. Okay. Aspetto perché adesso attaccare dal lato opposto quasi sicuramente. Non lo fa. Perfetto. Meglio, mi va meglio. Strano. Però adesso. No, lo fa. Allora, strega. Già non mi scheletrini. Ah, cazzo, proprio adesso. Ah no, non è riuscito a prendermi gli scheletrini. Dai, strega tu. Dai. Ottimo, perfetto. Mago di ghiaccio. Va bene, però con quella roba lì, Che cosa? Che roba? Mago di ghiaccio. Il livello 9 quella Valchiria. Ma cos'è? Oh? È potentissimo, altro che. Oh, uccidi, dai. No, ok, arcieri. Prima metterci gli arcieri. Adesso esplode. Perfetto. E gli arcieri vanno a colpirmi la torre o no, lo stronzo vanno a colpirmi. Adesso siccome è andato indietro con l'esplosione colpiscono la torre, okay. Vedi? Palla di fuoco sul tuo combo. Sì, aspetta un attimo. Così puoi ricolpire tutto quanto. Sbadava. Ok, perfetto. Adesso però come cazzo difendo? Ma qui non serve, muoiono subito. Anche la strega muore con una freccia. Due. E quelli muoiono subito. Perfetto. Bene, stai attento da questa parte. Adesso stare attento da questa parte, quindi mettiamo la lapide a difendere. Da questa parte, perché cos'è che attaccavano quei barbari scelti? Quei barbari scelti, quindi io metto. Mettiamo a difendere cosa? La strega, via. Strega, sgherri e arcieri. Non so se sono buoni degli sgherri. Lo so, vogliamo uccisi dal coso, no? Dici tu. Però mentre a uccidere i barbari scelti, il resto. È noia. Il resto è noia, to. Muori adesso. No. Tu che paio di coglioni, to. Tira una palla di fuoco, adesso va giù la torre, però, Sì. No, invece l'ho salvata. Non so come l'ho salvata. Vabbè, una torre a testa, via. Almeno io cerco di buttare giù la sua. E con la strega notturna ovviamente a difendere. Vedi che lui attacca da questa parte. Gli metto questi. Perfetto. Eccoli là. Eccolo adesso lui muore però. Muori, cazzo.
muori, muori. Guarda, già la strega notturna dovrebbe riuscire a buttarmi giù lo stronzo. Non so se anche lei lo batte. Non lo so, no, non è riuscito a batterlo. Vaffanculo, dai, però gli sgarretti, dai, gli sgarretti lì. Hai detto, oddio, ma... Oh, veramente, la Valchiria a livello 9, quanto cazzo è forte? Tantissimo vita. Mettiamo questo lì, dai, via. Perfetto. E adesso vedi, i lancieri dovrebbero buttarmi giù se riescono la torre. No, vero, non riescono a buttarmi giù la torre. No, non la stanno neanche colpendo, non la stavano. Vabbè. Ok, perfetto, adesso sì. Ok, adesso sì, stanno colpendo la torre. Arrivano anche gli sgarretti, i pipistrelli e la torre va giù. E io vado a vedere. Senti da Canopy Barbara? Che barbaria, perché ha messo la roba a difendere. Aveva messo, aveva messo il mago di ghiaccio, aveva messo il cavaliere a difendere. Solo che muore subito, la strega notturna fa tantissimo danno. Vi stai convinto, ciao a tutti. E al prossimo video, scusate per l'errore, domani provo i pipistrelli.